Cominciamo da Roma, dalla stazione. La guerra continua. Charlie Hebdo era solo il precedente. C'è una strada più semplice, quella di attrezzarsi e farsi saltare in aria. Sono alcune delle frasi pronunciate da un giovane imam somalo richiedente asilo, intercettato dagli inquirenti. Il ragazzo è stato fermato nel centro di accoglienza Happy Family a Campomarino, vicino a Campobasso, da dove aveva progettato di fuggire proprio oggi. L'imam utilizzava la sua posizione per istigare alla violenza gli altri migranti presenti nel centro di accoglienza. In particolare, riferisce la polizia di Campobasso che ha compiuto l'arresto, mostrava ai fedeli filmati cruenti di azioni terroristiche compiute da organizzazioni islamiche estremiste, invitandoli ad unirsi alla Jihad. L'uomo diceva anche di voler ottenere il passaporto italiano per poi recarsi in Siria a combattere. Esaltava inoltre gli attentati terroristici di Parigi ed il martirio suicidario, indicando come bersaglio la stazione ferroviaria di Roma. Incitava la Jihad, esaltava gli attentati di Parigi e istigava al martirio, indicando come possibile bersaglio la stazione ferroviaria di Roma. È un cittadino somalo di 22 anni. Eccolo in queste immagini riprese da una telecamera di sorveglianza piazzata nella sua stanza. L'uomo fermato questa mattina al centro di accoglienza di Campomarino, Campobasso. Secondo gli uomini dell'antiterrorismo della Digos del capoluogo molisano, che da 2 mesi lo monitoravano, il ragazzo, a cui era stato negato lo status di rifugiato, voleva organizzare un attentato. Si è parlato di questa possibilità di un attentato a Roma, abbiamo un riscontro tecnico preciso in tal senso. Nella sua stanza l'imam guardava per ore questi video. Proprio oggi, per gli inquirenti, il giovane avrebbe voluto allontanarsi dalla struttura alla volta della Siria, dove aveva previsto di prepararsi al martirio. Sono state le conversazioni di 2 ospiti del centro a far scattare le indagini. Il somalo, che aveva assunto il ruolo di guida spirituale, aveva iniziato una campagna di proselitismo. Cercava reclute per combattere contro i nemici di Dio. In questo mese si organizza il mercato della Jihad. Correte per essere i primi e castigate il peccatore, avrebbe ripetuto ai compagni. Ora è in stato di fermo nel carcere di Larino. Con lui è stato arrestato anche un connazionale. L'accusa è quella di istigazione a delitti con finalità di terrorismo.